Pace e bene a tutti, carissimi fratelli, carissime sorelle, buon martedì, buon risveglio, ma soprattutto buongiorno con Maria. Un nuovo giorno che Dio ci dona e un nuovo giorno nel quale insieme diremo il nostro sì, a voler camminare mano nella mano con Maria e con suo figlio Gesù e vivere questi messaggi d'amore che Maria ci dà e che ci conducono verso Dio. E verso la nostra salvezza. Ecco che vi invito come ogni mattina a commentare la diretta scrivendo le vostre intenzioni di preghiera, affidando le persone che siete a conoscenza e che hanno bisogno di preghiera affinché possiamo davvero pregare per tutte loro. Vi invitiamo anche a condividere il Buongiorno con Maria sulla vostra pagina o nei vari gruppi di cui fate parte, proprio per riuscire ad aiutare più persone possibili. Ma ora, come ogni mattina, vogliamo iniziare questo momento di preghiera ascoltando un messaggio della Regina della Pace. Lo commenteremo brevemente insieme, ma soprattutto inizieremo a viverlo attraverso la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Messaggio del 25 novembre 2012. Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito tutti a rinnovare la preghiera. Apritevi alla santa confessione, perché ognuno di voi accetti col cuore la mia chiamata. Io sono con voi e vi proteggo dall'abisso del peccato, e voi dovete aprirvi alla via della conversione e della santità, perché il vostro cuore arda d'amore per Dio. Dategli il tempo e lui si donerà a voi, e così, nella volontà di Dio, scoprirete l'amore e la gioia della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Anche questa mattina, e spesso nei suoi messaggi, la nostra mamma celeste ci invita a trovare il tempo per Dio, il tempo di aprire i nostri cuori al Signore. Aprire i nostri cuori significa uscire dal nostro io, dall'essere prigionieri di vizi, dal mondo, dalle passioni. Ecco, superare tutto questo
e mettersi in ascolto della voce di Dio, lasciando spazio solo a Lui e metterlo al primo posto nella nostra vita. E per poter uscire da tutto ciò, dal peccato, Maria ci invita alla confessione, perché la confessione è il sacramento della guarigione, ci aiuta ad abbandonarci a Dio, perché davanti a Lui, nel momento della confessione, ci mettiamo a nudo e apriamo completamente il nostro cuore ad un'unione con Lui. Ecco che questo sacramento è davvero importante, perché attraverso la confessione Dio ci libera dal peccato, ci fa riconoscere tutto il male che si è accumulato in noi e cambia i nostri cuori. E nel momento in cui riusciamo a liberare, a purificare i nostri cuori, Dio può farci scoprire tutto il suo amore, tutta la sua gioia, tutta la sua pace, e così scoprire il senso vero della vita. Ecco che oggi vogliamo rispondere a questo messaggio della nostra Mamma Celeste, dicendo il nostro sì, a voler utilizzare l'arma potente anche della preghiera, la preghiera che purifica, la preghiera che guarisce, la preghiera che dà forza, la preghiera che libera, la preghiera che dà pace. Ecco, vogliamo trovare in questa giornata il tempo di dedicare a Dio, il tempo di rafforzare questo incontro, di rafforzare questo sentimento che c'è tra noi e Dio. Il tempo, anche se riusciamo oggi o nei giorni seguenti, per andarci a confessare. Il tempo per godere dell'amore di Dio, per poter essere poi testimoni e portatori di quel stesso amore che Lui ogni giorno ci dona. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera, Signore Gesù, vogliamo rispondere all'invito di Maria e ringraziarla, perché anche oggi ci ricorda che lei ci protegge dall'abisso del peccato, e noi dobbiamo aprirci alla via della conversione e della santità. Ecco, o Signore, ecco i nostri cuori, ecco la nostra anima. Vogliamo oggi dirti il nostro sì, a voler mettere te al primo posto nella nostra vita,
siamo desiderosi di sperimentare, di sentire l'amore che tu nutri per noi, quell'amore forte, quell'amore unico, quell'amore che non ci tradirà mai, quell'amore infinito. Ecco, Signore Gesù, vogliamo lasciare la via della rovina, la via della morte, la via del peccato, la via dell'egoismo, la via della vendetta, e vogliamo scegliere te, la via dell'amore, la via della pace, la via del bene, la via della vita. Vogliamo impegnarci in questa giornata a cambiare, a migliorare insieme a te e insieme a Maria, iniziando proprio ad aprire i nostri cuori a te, a Maria, a Gesù. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. O Signore, ti apriamo i nostri cuori e ti chiediamo, o Signore Gesù, di donarci un cuore così pieno d'amore per te, che nulla possa distrarci da te. Donaci, o Signore, un cuore fedele e forte. Donaci un cuore sempre pronto a lottare, un cuore valoroso, un cuore umile, un cuore dolce, un cuore libero da ogni schiavitù. Vieni, Signore Gesù, trasforma questi nostri cuori che ti presentiamo, affinché il nostro cuore sia simile al tuo. E chiediamo il tuo aiuto, Maria. Donaci la forza e il desiderio di cambiare il nostro cuore. Fa che non sia più sordo, che non sia più cieco, che non sia più duro. Prendilo, o Maria, lavoralo e rendilo secondo la volontà di Dio. Un cuore puro, un cuore onesto, un cuore buono, un cuore pieno d'amore, un cuore allegro, pieno di luce, pieno di Dio e pieno della sua parola. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. O Maria, vogliamo attraverso questa preghiera presentarti tutto ciò che spesso ci allontana da Dio, tutto quello che spesso ci fa cadere nelle tentazioni, nelle nostre debolezze. Ti presentiamo la nostra fede, che spesso non è così forte, perché davanti magari alle prove, alle sofferenze, ci scoraggiamo, ci allontaniamo. Ecco, ti chiediamo, attraverso questa preghiera, di accrescere la nostra fede, di aiutarci ad abbandonarci con fiducia tra le braccia di Gesù, perché questo è l'unico modo per superare ogni dolore terreno. Aiutaci, o Maria, il tuo stesso totale abbandono in Dio ed accettare sempre la sua volontà, anche se a volte non corrisponde con la nostra. Ma il Signore, Lui, che ci ama infinitamente, vuole il meglio per noi, vuole il nostro bene e non dobbiamo mai dimenticarlo. Grazie, mamma, per continuare a camminare accanto a noi. Grazie per pregare per noi, per intercedere presso Dio per ognuno di noi. Grazie per proteggerci da ogni male. Grazie, o Maria, continua ad insegnarci ad amare, ad insegnarci a confidare unicamente solo in Dio. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. O Signore Gesù, tu sei qui vivo, presente in mezzo a noi. Tu stesso ci ripeti spesso queste parole: non abbiate paura, io sono con voi. Ecco, Signore Gesù, in questo momento difficile, in questo momento di buio, in cui sembra che tutto ci crolli addosso e che niente vada per il verso giusto, aiutaci a fare nostre queste parole. Vogliamo aggrapparci al peso di queste tue parole. Vogliamo e abbiamo bisogno, Signore Gesù, di sentirti vicino in questo momento. Il nostro cuore
vuole sentirsi riempire di te, della tua fiducia, della tua speranza, del tuo amore. Ti presentiamo tutto ciò, o Signore, che in questo momento provoca in noi sofferenza, paura, tristezza. Vieni, Signore Gesù, sii tu il nostro scudo che ci protegge contro le avversità e riempi, o Signore, questi nostri cuori di forza, di coraggio e di speranza. Accresci la nostra fede affinché possiamo sempre credere e confidare nella tua potenza. Vieni nei nostri cuori, nei cuori di tutti i fratelli e le sorelle che sono qui uniti in preghiera insieme a noi. Vieni nei cuori di tutte le persone a noi care. Guarisci le nostre ferite e sanale con il tuo amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera vogliamo pregare per tutte le nostre famiglie, per tutte le famiglie del mondo, affinché in ogni famiglia possa davvero regnare la pace, la comprensione, il dialogo, il rispetto, l'amore, e che ogni famiglia possa davvero mettere Dio al centro, al primo posto. Chiediamo davvero allo Spirito di Dio di scendere su tutte quelle famiglie che sono divise, per tutte quelle famiglie che sono in crisi. Ecco, ti chiediamo, o Signore, di mandare il tuo Spirito affinché tu possa liberare queste famiglie da ogni male e possa ritornare la serenità, la luce. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera, o Signore, ti affidiamo tutti i nostri bisogni spirituali, ma anche quelli materiali,
Ti chiediamo, Signore, di provvedere a trovare un lavoro a coloro che sono alla ricerca, affinché non possa mai mancare il pane quotidiano in ogni famiglia. Provvedi, o Signore, a tutte le necessità di cui ora ti chiediamo. Vieni, o Signore, il nostro aiuto. Gesù, provvedici tu. Ci abbandoniamo fiduciosi alla tua provvidenza. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera, Signore Gesù, vogliamo affidarti tutti i nostri figli. Li presentiamo ora, qui, ai tuoi piedi, ai piedi di Maria, e preghiamo per loro, loro che ti appartengono, Signore. Li mettiamo sotto la tua protezione, ti consacriamo le loro anime, i loro corpi, affinché tu li possa preservare da ogni male. A te affidiamo tutte le loro necessità, in primis, o Signore, nei loro cuori, l'orrore del peccato, allontanali dal vizio, preservali dalla corruzione e conserva, o Signore, nelle loro anime la fede, la rettitudine, i sentimenti cristiani. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. O Signore, con questa preghiera ti vogliamo affidare e pregare per tutti noi genitori. In questo compito così a volte difficile, ti chiediamo, Signore Gesù, di rimanere accanto a noi. Ti chiediamo di illuminare, ti chiediamo di guidare ogni nostra parola,
ogni nostra scelta per il bene dei nostri figli. Insegnaci, o Signore, a guidarli con mano sicura per la via di Dio. Rendici teneri senza debolezze, forti senza durezze. Ottienici questa amorosa pazienza che non si stanca mai e tutto offre e tutto sopporta per la salvezza proprio delle sue creature. Facci sempre attenti, o Signore, delle loro esigenze. Ecco, fa che possiamo essere sempre presenti, sempre capaci di sostenerli nel momento del dubbio, nel momento della prova. Fa che possiamo essere sempre capaci di ascoltarli. Fa che possiamo, Signore, essere per i nostri figli un buon esempio in questo cammino. Consola, o Signore, le nostre pene e le nostre ansie. Donaci le tue virtù. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera vogliamo pregare per tutte quelle coppie che hanno il desiderio di avere un figlio ma trovano difficoltà. Ecco, ti presentiamo, Signore, tutte queste coppie. Ti supplichiamo per tutte loro e ti preghiamo di allontanare da loro ogni forma di malattia e sterilità che possano impedire di mettere al mondo una nuova vita. Dona anche a loro, Signore, la gioia di diventare genitori. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera vogliamo pregare invece per tutti gli ammalati, per tutti coloro che in questo momento si trovano nella prova, nella sofferenza, nella malattia, per coloro che sono soli ad affrontare la malattia. Preghiamo per tutti coloro che sono ricoverati in ospedale,
per coloro che sono in coma, in terapia intensiva, per coloro che sono in attesa di qualche intervento. Preghiamo per tutte quelle persone che sono a casa, ammalate, per tutte le forme di malattie fisiche, mentali, ma anche ti presentiamo tutte le persone che sono malate spiritualmente, per tutte quelle persone che soffrono di dipendenza, dall'alcol, dalla droga, dal sesso, dal gioco. Oh Signore, ti presentiamo anche i nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono di depressione, di attacchi di panico, di ansia. Oh Signore, tu che sei medico del corpo e dell'anima, vieni ora in aiuto di questi fratelli e di queste sorelle che ora ti presentiamo e per i quali preghiamo. Ecco, dona loro, se hanno perso la speranza di guarigione, dona loro la speranza. Fa che ogni tuo figlio possa confidare in te, possa chiedere l'aiuto tuo per la loro guarigione. Ti chiediamo attraverso questa preghiera anche di illuminare, di guidare le mani dei medici affinché possano trovare le cure adatte per i nostri fratelli. Ti chiediamo di illuminare gli scienziati affinché possano trovare le cure per quelle malattie rare. Vieni, oh Signore Gesù, tocca e guarisci questi nostri fratelli e sorelle che ora con fiducia ti affidiamo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Vogliamo ora insieme pregare per tutta la Chiesa. Ecco, Maria, oggi ci invita alla confessione, ecco che quindi vogliamo pregare affinché ognuno di noi possa trovare nella Chiesa un punto di riferimento, ecco una guida spirituale per che ci possa accompagnare in questo cammino di conversione e di santità. Preghiamo insieme per tutta la Chiesa, chiedendoti, Signore, di proteggerla, di sostenerla in tutte le difficoltà che incontra nel suo cammino. Fa che la Chiesa sia nel mondo un segno vivo della tua presenza. Concedi, oh Signore, a tutto il popolo cristiano il dono dell'unità e della pace, perché possa presto formare una sola famiglia, stretta dalla stessa fede e dallo stesso amore. Dona alla tua Chiesa, o Signore, santi vescovi, santi sacerdoti. Ti chiediamo di distaccare il loro cuore dalle cose terrene e di riempirlo di zelo per il tuo regno. Fa
che con la loro vita, che con le loro parole possano convertire sempre più anime e avvicinarle al tuo cuore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Leggevo prima nei commenti alcuni di voi che stavano chiedendo preghiera per i propri cari defunti. Ecco che con questa preghiera vogliamo pregare per le loro anime, pregare per tutte quelle persone che in questo momento hanno lasciato la vita terrena, pregare per tutti i nostri cari defunti, pregare per tutte le anime del purgatorio e anche per tutte le anime più dimenticate. Insieme, o Signore, ti chiediamo e ti affidiamo di concedere a tutti i nostri cari defunti il perdono di tutti i peccati e di ogni colpa, perché possano godere la serena pace per l'eternità tra le tue braccia. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Con questa preghiera vogliamo consacrarci, consacrare le persone a noi care, proprio a Maria, al suo cuore immacolato, mettendo tutto nelle sue mani. O Maria, ti affidiamo i nostri cuori, ti affidiamo le nostre anime, ti affidiamo i nostri corpi affinché possano splendere di pace e di amore. Affidiamo a te, o Maria, le nostre paure, tutte le nostre sofferenze. Affidiamo a te tutte anche le nostre gioie, i nostri sogni e le nostre speranze. Attraverso questa preghiera ti chiediamo di restare con noi, o mamma, affinché tu possa continuare a proteggerci da ogni male e da ogni tentazione. Resta con noi, o mamma, affinché non manchi mai dentro di noi la forza. Donaci, o mamma, il coraggio e l'umiltà di perdonare e di amare sempre. Ti affidiamo le nostre anime affinché possiamo diventare delle persone migliori di quelle che siamo. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Vogliamo con questa preghiera pregare per tutte le vostre intenzioni del cuore, pregare davvero gli uni per gli altri, affinché ognuno di noi possa ritrovare la fede che magari ha perso, affinché ognuno di noi possa trovare il coraggio di abbandonarsi completamente a Dio, affinché ognuno di noi possa ritrovare la speranza se l'ha perduta, affinché ognuno di noi possa davvero confidare in Dio. Lasciamo a Dio ogni nostro pensiero, ogni nostra paura, ogni nostra preoccupazione, ogni nostra sofferenza. Facciamo sì che Lui ci possa aiutare nei nostri momenti di difficoltà chiedendo il suo aiuto. Lui non desidera altro che sentirci vicini, che sentire in noi il desiderio di voler vivere per Lui, vivere con Lui e vivere in Lui. Sta a noi dire ogni giorno questo nostro sì. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Io vi ringrazio, carissimi fratelli e sorelle, anche oggi per aver pregato insieme alla nostra comunità Sollievo di Medjugorje. Vi invito a continuare a scriverci commentando la diretta perché leggiamo tutti i vostri commenti o anche scrivendoci nel nostro numero WhatsApp che ora vi ricordo che è il 348 29 27 167 affinché possiamo continuare a pregare per voi, per tutte le persone a voi care, per tutte le vostre intenzioni del cuore. Ecco che vogliamo da oggi cominciare a vivere anche questo messaggio che Maria ci dà, il fatto di aprirci alla confessione. Maria nei suoi messaggi ci dice almeno una volta al mese o quando ne sentiamo proprio la necessità, perché sappiamo che magari abbiamo commesso qualche peccato più grande. Ecco, ma soprattutto che questa confessione sia vissuta davvero appieno, aprendo completamente i nostri cuori a Dio, lasciando che Lui possa entrare e credendo nella sua infinita misericordia li possa davvero liberare, purificare. E lasciando spazio proprio completamente e solo a Lui. Un cuore puro,
un cuore libero può sentire davvero, ci insegna Maria, l'amore grande che Dio ha per ognuno di noi. E chi non vuole sentirsi amato? Tutti. E allora apriamo questo nostro cuore al Signore e permettiamolo di vivere nei nostri cuori, da così poter dare il vero senso alla nostra vita. Io vi mando un bacione, un abbraccio forte forte, che il Signore davvero possa custodirci, possa donarci sempre la sua benedizione e la sua forza. Ci ritroviamo domani 8:30 con il Buongiorno con Maria. Santa giornata a tutti. Ciao!